Odin stabilì nella sua terra le leggi che erano precedentemente osservate tra gli Æsir. Ordinò che tutti i morti fossero bruciati analogamente i loro beni, avrebbero dovuti essere esposti su una pira con i corpi. Ordinò che tutti sarebbero dovuti venire alla Valhöll ed essere seppelliti con tanta ricchezza come lui stesso aveva sulla sua pira, e che ciascuno avrebbe anche beneficiato di tutto ciò che lui stesso aveva seppellito nella terra. Ma le ceneri dovevano essere portate in mare o seppellite sottoterra, e tumuli dovevano essere costruiti come memoriali di grandi uomini, e pietre commemorative dovevano essere sollevate per tutti coloro che contavano qualcosa. E questa usanza durò ancora molto tempo. Dunque un sacrificio doveva essere tenuto all'inizio dell'inverno per una buona stagione, uno in pieno inverno per i raccolti e uno in estate. Quest'ultimo era il sacrificio per la vittoria. In tutta Svithjod si pagava un tributo a Odin, un soldo per ogni naso. In cambio egli doveva proteggere la loro terra dai nemici e fare sacrifici per avere buoni raccolti. Njörður sposò una donna chiamata Skadi. Lei non ebbe mai rapporti con lui e in seguito sposò Odin. Insieme ebbero molti figli. Uno di loro si chiamava Saeminger. Su di lui Eyvindr Skaldaspillir compose questo: benedetto dagli scudi della stirpe degli Æsir, generato dalla donna Troll, portatore di tributi. Quando l'amico dei poeti e la famosa Skadi fecero la loro casa a Mannheimar, con le ossa del mare e i figli in abbondanza, la dea dello sci ebbe con Odin.